Buongiorno Giancarlo, eccoci per questo nuovo appuntamento nel corso del quale affrontiamo un altro argomento di stretta attualità, all'apparenza qualcosa di lontano da noi, eppure con delle ricadute molto, molto vicine. Probabilmente a lungo termine ne potremo sentire gli effetti a malincuore, ma può essere che sia così. E io introduco in questo modo l'argomento con te. Oggi parliamo della crisi del Mar Rosso, ricordando che gli attacchi avvenuti tra la fine di novembre e metà gennaio hanno comportato un brusco aumento dei prezzi dei trasporti dalla Cina, conseguentemente i traffici verso i porti italiani. I principali porti italiani naturalmente sono diminuiti e al contempo c'è un certo timore, una certa preoccupazione per un possibile incremento dei prezzi dell'energia. In particolare si teme anche sulle conseguenze che l'inflazione potrà subire. In effetti, il costo dei trasporti ha delle ricadute poi sui prezzi finali e, di conseguenza, insomma, questi timori, sembrano essere pienamente giustificati. Da un lato abbiamo, tra l'altro, il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dato via libera alla missione nel Mar Rosso e dall'altro lato ci sono anche gli Stati Uniti che come sempre insomma sembrano disponibili a un'operazione militare, Biden lo ha detto, un'operazione militare prolungata nel Mar Rosso qualora la situazione dovesse in qualche modo proseguire o degenerare, con di conseguenza un effetto a catena che forse non è da escludere. E allora io comincio proprio chiedendoti se questi timori sono giustificati, cosa effettivamente sta succedendo e quali possono essere le conseguenze della crisi nel Mar Rosso, in particolare alla luce dei timori sul fronte dell'energia. Chiaramente bisogna tenere presente di che zona del mondo stiamo parlando. Stiamo parlando del Mar Rosso, che appunto da quando è stato aperto il canale di Suez è diventata una rotta trafficatissima. Ricordiamo alcuni dati per così inquadrare bene il problema, cioè. Dal Mar Rosso, che è una striscia di mare, voglio dire, non è niente di, anzi, piuttosto, anzi, parecchio stretta, diciamo. Nel Mar Rosso passa il 15% del traffico marittimo mondiale. Attraverso il Mar Rosso passa il 12% del traffico petrolifero, su navi naturalmente, mondiale, e l'8% per il gas naturale. Quindi, insomma, è una zona cruciale per i commerci internazionali ed in particolare per il commercio del petrolio, ma in genere, insomma, per tutto il commercio, perché come hai già così anticipato tu, anche queste grandi navi containers chiaramente si trovano in una situazione particolarmente difficile perché appunto dovendo entrare in questa striscia di mare sono così possono essere attaccati da questi Houthi che erano diciamo quasi sconosciuti da noi in Occidente prima di ora. Certo, sappiamo che nello Yemen è in corso oramai da quasi 10 anni una guerra civile. La parte settentrionale dello Yemen è appunto controllata da questi Houthi che sono, diciamo, così, in stretta relazione ad Hamas e anche ad altri gruppi. Di conseguenza sono corsi in loro aiuto inizialmente attaccando delle navi che portavano delle merci o delle armi in Israele e poi diciamo la cosa si è un po' allargata come hai già spiegato bene tu nell'introduzione.
Comunque, ecco, questo è il problema, che per non passare da quelle parti, cosa bisogna fare? Bisogna circumnavigare l'Africa, insomma, passare per il Capo di Buona Speranza. Questo che cosa comporta? Comporta, normalmente viene stimato un 10 giorni di ritardo, perché sono migliaia di miglia marittime in più da percorrere. E poi naturalmente i costi relativi, quindi si parla di un aumento delle tariffe del 124%, quindi diciamo che i costi di trasporto sono lievitati. Questo è un problema che naturalmente può solo che peggiorare, cioè solo che diventare ancora più problematico. Scusate il gioco di parole, però è un fatto che ha posto all'attenzione perlomeno quello che sta succedendo in tutta la zona. Quindi è una zona chiaramente in questo momento, diciamo, a estremo rischio, cioè da quel punto del mondo potrebbe veramente poi allargarsi la crisi. Anche alla nostra Europa, quindi bisogna assolutamente trovare una soluzione. Naturalmente la soluzione migliore sarebbe che termini immediatamente quell'attacco di Israele nei confronti della striscia di Gaza, che perlomeno insomma una tregua. Però naturalmente questo è facile a dirsi, ma difficile a farsi, insomma. Quindi questa crisi del Mar Rosso con ogni probabilità non avrà un termine a breve. Come hai detto, anche l'Italia probabilmente manderà delle proprie unità navali in quella zona. Quindi, insomma, temo purtroppo che appunto questa crisi possa allargarsi e ovviamente allargandosi il problema per tutta l'Europa diventerebbe un problema impellente e estremamente insomma, molto grave, un problema di ampio e grave. Quindi, auguriamoci di no, però in questo momento la situazione è quella che ho descritto. Questi Houthi continuano ad attaccare navi e molte navi hanno ovviamente deciso di non passare più per quella zona, per il Mar Rosso, ma le conseguenze sono quelle che ho detto. Quindi aumento dei costi e possibile nuova fiammata inflazionistica per quanto riguarda in particolare l'euro. E oltre appunto alle conseguenze che hai appena analizzato con appunto questo possibile incremento dell'inflazione e una serie di ritardi e di aumenti dei prezzi di conseguenza, hai fatto giustamente riferimento anche a una situazione fragile, delicata, sicuramente difficile, che riguarda ormai il Medio Oriente e che sta coinvolgendo ora anche il Mar Rosso, perché dallo Yemen lì ci si è spostati, leggermente spostati, direi. La situazione nello Yemen, lo ricordavi, va avanti in realtà, da diverso tempo. Per noi occidentali, a noi occidentali sembrano sempre delle situazioni così lontane, solo quando accade qualcosa, che ha in qualche modo delle ripercussioni anche su di noi, allora, certi fatti giungono alla cronaca. Faccio riferimento chiaramente a un'opinione pubblica in senso lato, no? Perché, per il grande pubblico certe situazioni, certi fatti non sono ancora noti. La situazione nello Yemen è una situazione difficile che, lo ricordavi, in qualche modo si
unisce, si aggiunge a quella tra Israele e Palestina, alla luce anche dei legami con Hamas. E ecco, giustamente ricordavi anche un eventuale avvicinarsi del conflitto in qualche modo, no? Un'eventuale espansione anche verso il vecchio continente. Ti chiedo quindi se davvero è ipotizzabile un'escalation militare e un avvicinarsi, della guerra anche, verso i confini europei. Naturalmente non ce lo auguriamo. Allora, bisogna capire per quale motivo il rischio che questa escalation militare possa appunto diventare, cioè avere, insomma, raggiungere dei picchi che ci auguriamo non si raggiungano, è il fatto che questi Houthi sono chiaramente, insomma, sovvenzionati dall'Iran. E questo è il punto fondamentale, perché hai ragione nel momento nel quale dici che in Europa noi, per esempio, dimentichiamo questa guerra civile nello Yemen perché non ci tocca, perché lo vediamo lontano e perché lo vediamo soprattutto un'operazione ristretta a quel paese. Ma quando invece da lì la cosa si allarga a un paese come l'Iran, che sappiamo tutti che tipo di paese è e quali amicizie adesso può vantare l'Iran, è chiaro che è lì il punto nevralgico, ossia queste problematiche, che sono già gravi in questo momento, potrebbero aggravarsi ulteriormente se nella questione intervenisse davvero in prima persona appunto lo Stato Islamico dell'Iran. Perché l'Iran nei mesi e negli anni scorsi, diciamo, ha così stretto rapporti abbastanza, insomma, solidi sia con la Russia che con la Cina. Sappiamo che l'Iran è entrata a far parte dei BRICS e quindi si è un po' coperta le spalle, perché che gli Stati Uniti volessero cambiare il sistema che ancora oggi, diciamo, governa l'Iran, una vera e propria repubblica islamica, era chiaro a tutti, cioè sappiamo da decenni che i rapporti tra l'Iran e gli Stati Uniti non sono buoni. Ma in questo momento, ripeto, l'Iran ha questi due angeli custodi, cioè la Russia e la Cina, per cui un allargamento del conflitto all'Iran diventerebbe veramente estremamente pericoloso. Quindi, per il momento, diciamo che sia ancora un conflitto locale, però il rischio che dal conflitto locale si allarghi sia come area medio orientale e sia poi dopo vada ad intaccare anche altre zone, appunto come la nostra Europa, non si può escludere. Quindi effettivamente al momento, per quanto riguarda l'Europa, le conseguenze sono più di carattere economico, in futuro potrebbero anche essere conseguenze di carattere militare. Speriamo sempre, naturalmente, di no, lo diciamo anche un po' per scaramanzia, logicamente. Naturalmente mi unisco a questo augurio perché giustamente tutti scongiuriamo questa eventualità, ma è anche un timore comprensibile perché insomma negli ultimi periodi, dalla guerra in Ucraina prima a ora la situazione in Medio Oriente, insomma queste guerre sembrano ora più vicine, no? E quindi quando la situazione sembra andare a peggiorare, anche i timori
poi inevitabilmente aumentano. E per noi italiani i timori non riguardano però esclusivamente un'eventuale escalation militare, ma riguardano quello che abbiamo sottolineato sin dall'inizio, cioè un possibile aumento dei prezzi. E alla luce proprio dei timori sul fronte dell'energia, io ti chiedo più nello specifico quali possono essere le conseguenze per l'Italia, cosa sta andando incontro il nostro paese, quali ripercussioni potrebbe avere dalla crisi nel Mar Rosso, alla luce anche dell'accordo Egitto-Italia e alla luce già delle prime conseguenze che si stanno registrando, penso per esempio alla diminuzione inevitabilmente dei traffici verso i principali porti italiani. Sì, come hai detto, le problematiche sono di fatto due, cioè la problematica strettamente legata al petrolio e la problematica invece legata più in generale, diciamo, al ruolo che gioca l'Italia, perché basta anche in questo caso guardare una cartina geografica e vediamo che l'Italia è una striscia di terra che si tuffa nel Mediterraneo, quindi il canale di Suez ha aperto le porte dall'Oriente all'Occidente, ma quando si entra nel Mediterraneo, appunto, si trova questa lingua di terra che si chiama Italia, e quindi i nostri porti sono direttamente interessati dalla vicenda. Chiaramente una diminuzione del traffico navale attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez non può che ripercuotersi anche negativamente, logicamente, sui nostri porti. Quindi per noi è certamente un danno quello che sta succedendo. Oltretutto, quella parte del mondo, cioè, ripeto, il Mar Rosso, aveva proprio recentemente aumentato enormemente il proprio traffico in conseguenza delle sanzioni nei confronti della Russia, cioè non importando più petrolio e gas naturale dalla Russia, è chiaro che arrivava da altre zone del mondo e particolare il Medio Oriente, e arrivava appunto tramite il Mar Rosso e il canale di Suez. Quindi anche questo aspetto qua è un aspetto che incide notevolmente. Quindi purtroppo, come abbiamo detto, quello che sta succedendo non potrà che avere effetti negativi per il nostro paese. E anche per questo, naturalmente, noi ci auguriamo che questa situazione di crisi duri il meno possibile e che si raggiunga un accordo, insomma, fra tutti. È chiaro che noi, qualsiasi persona di buon senso, è contraria alle guerre, però purtroppo il mondo è così, quindi abbiamo visto in tante parti del mondo, insomma, nascere conflitti che non pensavamo assolutamente potessero nascere, e questo ovviamente fa sì che alcuni paesi, come l'Europa in particolare e l'Italia, abbiano conseguenze negative. Poi ricordiamo un altro aspetto, l'aspetto del petrolio, e lo leghiamo all'inflazione, cioè il petrolio è chiaro che è la materia prima dell'energia. Certamente adesso cercheremo anche altre fonti di energia, questo lo sappiamo, ma insomma sappiamo che la gran parte dell'energia viene prodotta bruciando petrolio, ed il petrolio quindi diventa come se fosse una materia prima, diciamo, e di conseguenza, se aumentano le materie prime, aumentano i prezzi. Quindi ora stiamo, per la verità, vedendo che quell'inflazione che era esplosa, diciamo, circa un anno fa, poco più di un anno fa,
si è ridotta nettamente, quindi da quel punto di vista lì perlomeno la situazione è andata a migliorare, però appunto non vorremmo che fosse un fuoco di paglia e che invece si andasse a riaccendere ancora fenomeni inflattivi che non vogliamo assolutamente ci siano, cioè stiamo parlando di riduzione o possibile riduzione di tassi di interesse proprio perché l'inflazione non fa più paura come qualche mese fa, e non dobbiamo ritornare in quella situazione precedente. Quindi speriamo anche in questo caso che gli aumenti dei prezzi inevitabili, perché se aumenta il petrolio e se aumentano i costi di trasporto saranno inevitabili, comunque possono essere contenuti in limiti accettabili. Ecco. Grazie Giancarlo, come sempre per le tue analisi. Anche in questo caso non posso che unirmi al tuo augurio, nella speranza che da un lato questa situazione possa quanto prima raggiungere una tregua, quanto prima si possa arrivare a un accordo e dall'altro naturalmente che non si abbiano delle ripercussioni troppo consistenti per noi italiani e non solo. Anche perché negli ultimi tempi stiamo veramente facendo far fronte a stiamo davvero ci stiamo davvero scontrando, scusami, con dei prezzi in costante aumento e dalle bollette al supermercato, quindi si spazia veramente un range vastissimo e per gli italiani questo diventa insostenibile. Quindi mi unisco a questo augurio e ti ringrazio come sempre per la disponibilità. Grazie a te Asia e come sempre un saluto a tutti gli ascoltatori.